Giorni fa ci siamo portati al consorzio del mercato ortofrutticolo Sito a Pagani. Perché dico Sito a Pagani? Perché il consorzio rappresenta non un solo comune, bensì tre comuni che sono parte della società che gestisce o dovrebbe gestire il mercato ortofrutticolo. Chiaramente siamo venuti a conoscenza, anche se in parte le conoscevamo già, di problematiche che attengono la gestione e insomma, lo stato di fatto dei funghi che coprono tutta l'attività commerciale. Chiaramente questo ha suscitato sorprese, stupore, e in questo direttamente coinvolto è l'Associazione dei Commercianti Ortofrutticoli, cioè il COGMO. Abbiamo iniziato ad accelerare verso un processo per far finire questa benedetta liquidazione che dura da 7 anni e che non ha potuto far sviluppare il commercio in un certo modo in questa struttura, quindi ci ha bloccato, quindi ci ha fatto perdere delle opportunità, dei nuovi mercati, dei nuovi partner su cui poter lavorare Certo, diversamente certo. rispetto ad oggi. Ormai la struttura ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria che non sono più rimandabili ad altri tempi, ad altri anni. Detto ciò, in tutto questo periodo il consorzio stesso ha subito delle gravi perdite Economiche, economiche, diciamo. perché nella fase di liquidazione quegli immobili che non sono stati più fittati, quindi non hanno apportato né più ricchezza all'ente gestore, e per di più abbiamo subito oltre il danno anche la beffa, perché c'è stato un depauperamento del valore di quegli immobili. Oltre, non parliamo dei costi di gestione nostri che sono aumentati in modo incredibile, se parliamo dei costi dell'energia elettrica che ormai non sono più sostenibili, questa struttura potrebbe tranquillamente occupare un impianto fotovoltaico, quindi far ridurre agli operatori I i costi, costi dell'utenza dell'energia elettrica e anche all'ente gestore stesso. C'è un rapporto di dialogo. Noi sul tavolo abbiamo messo diversi elementi su cui discutere. Siamo molto sereni, siamo stati molto precisi. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto diversi incontri con i comuni proprietari e con l'ente gestore. Proprio il 27 giugno, cioè il 27 luglio abbiamo avuto un incontro con tutte le parti chiamate in causa. Detto ciò, bisogna stipulare la nuova convenzione tra e nuovi l'ente contratti. gestore e i nuovi contratti. L'ente gestore, sì. Dobbiamo prima fare la nuova convenzione, che a prescindere da tutto ciò dovrebbe sostituire la convenzione vecchia che ha fatto la Regione Campania nel 1987, se non erro. Detto ciò, la nuova convenzione deve riconoscere la manutenzione straordinaria all'ente gestore, quindi l'ente gestore ha il compito anche di fare un piano di ristrutturazione e di presentarlo ai comuni proprietari e quindi fare una compensazione tra il dare e tra il Ma dare a me. che Siamo cosa? disponibili a riconoscere chiaramente le indennità di occupazione, ma dobbiamo anche avere la sicurezza che i comuni ci riconoscono la manutenzione straordinaria, quindi ci deve essere anche un restyling dei costi di gestione, un adeguamento dei ticket d'ingresso e un adeguamento dei canoni dei concessori.